Come è andata in Algeria? Hai convinto il CT a non impiegarti in amichevole col Messico? Sì, perché su un allenamento ho sentito un po' di dolore, però poi ho ripreso subito, per fortuna. Cosa hai provato quando hai saputo dell'interesse della Lazio e come hai vissuto la lunga attesa della trattativa? È stata una grande gioia perché per me la Lazio è una grandissima squadra, l'ho affrontata da avversario e giocarci oggi è un grande onore. Quando sei arrivato a Formello, cos'è stata la prima cosa, quella che ti ha colpito di più? Il centro, i compagni, l'interesse di tutti, della società verso me. Dal punto di vista tecnico-tattico, qual è il tuo ruolo naturale? Il quinto di sinistra. Fa effetto per te ritrovare Lazzari, in un contesto diverso rispetto alla SPAL? Lo hai sentito prima di scegliere la Lazio? Sì, l'ho sentito, ci ho parlato, ho giocato 2 anni con lui a Ferrara e mi sono trovato benissimo con lui, quindi ci siamo sentiti prima. La fascia sinistra della Lazio, e in particolare diventare l'erede di Lulic, ha provocato molti problemi ai tuoi predecessori che, per un motivo o per un altro, non sono riusciti a convincere. Ti senti pronto per raccogliere, questa ulteriore sfida? Sì, mi farò trovare pronto in ogni occasione e spero di dare il massimo a ogni partita. All'inizio della scorsa stagione, Lazzari, che come detto era un tuo ex compagno alla spalla, ha subito un po' il contraccolpo del salto in una grande squadra. Senti anche tu una pressione diversa nel giocare con la Lazio? No, sicuramente ci vuole un po' di tempo per ambientarsi, conoscere i compagni, i mister, tutti, però ce la faremo, dai.